tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Né racket né malavita organizzata dietro ai due incendi appiccati in due noti ristoranti del centro storico. Il piromane è un senza fissa dimora di 29 anni. Presentata in prefettura a Pesaro la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Proseguono i lavori di asfaltatura nelle principali strade del comune di Fano. Oggi è toccato a Via Fanella. Inaugurata domenica la tradizionale fiera a mercato di sapori e aromi d'autunno. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Molti hanno tirato un sospiro di sollievo alla notizia data dagli inquirenti che dietro agli incendi ai due ristoranti di Fano non c'è né la malavita organizzata né tantomeno il racket, bensì semplicemente l'azione di un balordo, così come ci racconta Lino Balestra. Niente racket, niente malavita organizzata, solo l'azione di un balordo allo sbando che è stato individuato e catturato in brevissimo tempo. Parole chiare e decise quelle del questore di Pesaro questa mattina che dissipano, come un colpo di spugna, ogni possibile illazione o fantasiosa interpretazione degli eventi, come ha sottolineato lui stesso, che erano circolate nelle prime ore e nei giorni successivi gli incendi dei due ristoranti fanesi, a breve tempo e distanza uno dall'altro, sabato mattina. 29 anni, lettone di nascita, ma cittadino italiano e residente ultimamente, ma senza fissa dimora a Fano, nel centro, proprio a pochissima distanza dai suoi due obiettivi di sabato, bivaccando tra amici e conoscenti. Una volta fermato e messo alle strette dalla polizia, ha ammesso tutto. A corto di soldi ha architettato i furti nei due locali e, pensando di aver lasciato tracce a lui riconducibili, ha dato fuoco ai locali nell'intento di mascherarle. Si è arrivati a lui attraverso le immagini catturate dalla telecamera del tiravino che lo ha pizzicato mentre era al suo interno. Dare una risposta immediata, ma darla completa. Quella ridda di ipotesi investigative che si erano scatenate subito dopo non fa altro che aggravare la percezione di sicurezza ed è quello che ci premeva. Quindi risolvere questo caso per la tempestività, per la professionalità, l'abnegazione, lo spirito di sacrificio di tutto l'apparato investigativo della Polizia di Stato è stato veramente encomiabile e questo voglio sottolineare. Il controllo del territorio è una forza in più che abbiamo e che dobbiamo avere in questo momento storico. Noi dobbiamo sapere assolutamente chi sta sul nostro territorio, le persone che vengono, che vanno e questo penso che sia veramente la base per un'attività di prevenzione sicura e seria. Prevenzione e controllo e conoscenza del territorio e dei soggetti, dice il questore. Ed infatti è proprio un agente delle volanti di Fano che lo riconosce dalle immagini, essendo una sua vecchia conoscenza. Nicola Moschella, fin dai primi momenti sulla scena del crimine, assieme al suo collega Marco Magini, già protagonisti di un'altra azione distintiva quest'estate nella darsena borghese di Fano. Le immagini lo collocano sulla scena, ma le prove, ritrovate nella sua dimora dagli agenti della polizia, lo inchiodano. Il registratore di cassa, sradicato dal tiravino, gli arnesi da scasso e gli indumenti che aveva indosso la fatidica mattina. Ci ha permesso di chiudere il cerchio, di farlo anche in tempi veramente molto brevi, questo anche per dare una risposta alla città, all'allarmismo che si era generato per questo tipo di reati, comunque molto gravi, soprattutto per il fatto degli incendi, incendi che erano comunque dovuti alla necessità da parte del reo di nascondere le tracce del suo passaggio all'interno dei due locali. Questa cosa è stata subito, diciamo, anche valutata dagli investigatori, anche nella visione dei filmati, anche dalle movenze dello stesso sospetto, che si muoveva in una maniera strana rispetto a diversi anche casi di autori che sono molto, molto professionali in questo senso, che commettono furti all'interno di esercizi pubblici. Quindi, mettendo insieme tutte queste risultanze, tutti questi presupposti investigativi, ci ha veramente condotto in tempi veramente molto brevi ad individuare il sospetto.
Chi ha seguito la conferenza stampa del Questore in diretta su Fano TV questa mattina avrà sentito, tra le altre cose, lanciare un messaggio importante, che è quello rivolto soprattutto agli esercenti, a coloro che hanno un'attività commerciale. Installate le telecamere. Come avete visto, anche in questo caso sono state utilissime e hanno assicurato alla giustizia l'autore di questo raid incendiario. Grazie alle telecamere, grazie alle immagini. E allora è importante, e qui ci rivolgiamo davvero ai commercianti, a coloro che hanno un'attività, soprattutto visti i tempi che corrono, è importante questa attività di prevenzione, installare telecamere. E adesso cambiamo argomento, parliamo della giornata mondiale che si celebrerà nei prossimi giorni, venerdì, una giornata mondiale per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla violenza contro le donne. 117 donne nel 2015 si sono rivolte al centro antiviolenza provinciale e già nel primo semestre di quest'anno hanno chiesto aiuto in 62. Un fenomeno che non accenna a calare, quello della violenza sulle donne. 77 hanno subito violenza fisica e 64 psicologica, con episodi di stalking o di dipendenza economica. E lo scenario, nella maggior parte delle volte in cui si verifica questo dramma, è sempre lo stesso: sono le mura domestiche. Gennaio a giugno sono 62 le donne che si sono recate al centro antiviolenza, mentre nell'anno 2015 117. Purtroppo la violenza, è vero, è in aumento, le donne denunciano di più e denunciano maggiormente quando facciamo azioni di sensibilizzazione, quando di nuovo riprendono la forza e il coraggio di recarsi ai centri antiviolenza, alle stazioni di polizia, dei carabinieri o all'ospedale. Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza di genere. E come ogni anno la prefettura di Pesaro ed Urbino coglie l'occasione per focalizzare con specifiche iniziative questa giornata, che non è solo celebrativa o occasionale, ma ha tenuto a sottolineare il prefetto Luigi Pizzi un punto di partenza per riflessioni di carattere sociale e soprattutto culturale. E la giornata del 25 è il momento clou dell'anno, in quanto è stata proclamata giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma è un lavoro continuo che le istituzioni realizzano durante l'anno ed è una problematica che purtroppo è sempre all'attenzione delle istituzioni, delle autorità. Venerdì prossimo, quindi, nello splendido salone metaurense della prefettura, dalle 15.30 in poi, due momenti distinti ma fusi da un unico intento: interpretare ed analizzare il fenomeno da più lati. Dopo una tavola rotonda, due rappresentazioni sceniche che attraversano i secoli, ma con lo stesso tema: donne che hanno subito violenza fisica. La prima, ambientata nel 1600, e parla della pittrice Artemisia Lomi Gentileschi, violentata, processata e torturata, curata da Antonietta Carabs, in costumi d'epoca. E la seconda, dal famoso testo di Dario Fo e Franca Rame, Lo stupro, interpretato dall'attrice milanese Margot Volo. Comune, provincia e regione, questi fatti stanno aumentando notevolmente, una percentuale molto alta. Dicevamo proprio anche ieri, il 65% sono i danni psicologici sulle donne. Fortunatamente arrivano ad avere più coraggio adesso, nel senso che abbiamo molte più donne che si rivolgono ai centri di accoglienza, e quindi questa cosa un po' ci rassicura, anche rassicura nel senso che dal punto di vista culturale vuol dire che il messaggio un po' sta passando. Ovviamente sui dati invece no, perché se aumentano vuol dire che il fenomeno invece è ancora da tenere sotto controllo. E sempre in tema di violenza sulle donne, a Pesaro è stata inaugurata la panchina realizzata dagli studenti del liceo artistico Mengaroni, che rappresenta un uomo seduto che regala un fiore ad una donna, alla donna che deciderà poi di sedersi su quella panchina. Un invito, hanno spiegato Elise e Francesco, due studenti autori della decorazione, un invito a trattare tutte le donne con gentilezza, perché, come diceva appunto un vecchio adagio, le donne non si toccano nemmeno con un fiore. Qui in questa immagine avete visto l'attrice che ha interpretato nella fiction Io ci sono, mentre appunto era in posa su questa panchina.
Proseguono, cambiamo argomento, proseguono i lavori di asfaltatura in gran parte delle strade principali, non solo, della città di Fano. Questa volta è toccato ad un'altra importante arteria viaria, via Fanella. Se volessimo stilare una graduatoria di aspettative dei residenti di una strada sul tema asfaltature, sarebbe impossibile individuare l'urgentissima, improrogabile, pericolosissima. Ogni scarafone è bella mamma sua, dice il detto, ma certamente quella di via Fanella è stata tra le più animate ed auspicate. Oggi, partendo dall'innesto con via Roma, sono partiti i lavori che la vedranno rinascere in un paio di settimane. Una strada molto trafficata sia da macchine ma anche da molti ciclisti ed era in uno stato onestamente pietoso che da troppi anni aspettava una manutenzione adeguata, come giusto che doveva essere. Noi ci siamo impegnati da quando ci siamo insediati, finalmente quest'anno, come avevamo annunciato, ci eravamo impegnati per questo e oggi è la dimostrazione che le cose che annunciamo e dichiariamo, quando lo facciamo è perché siamo consapevoli e siamo concreti. Per le scuole che sono qui vicino, naturalmente qualche giorno un po' piccoli disagi, ma poi tutto superabile. E purtroppo inevitabilmente per fare un intervento che, come si vede, è molto profondo anche per quanto riguarda gli spessori, era inevitabile chiudere la strada. Ovviamente ci sarà qualche piccolo disagio, credo che però la cittadinanza possa capire che la priorità nostra era quella di mettere in sicurezza e ridare dignità a una strada così importante come via Fanella. Ci sono anche degli accorgimenti tecnici che state attuando in questo pezzo di strade. Cosa sono e in che cosa si quantificano? Allora metteremo sopra una guaina armata che ha la capacità di resistere bene alle sollecitazioni e al traffico pesante che ci sarà. Questa guaina quest'anno è la prima volta che la autorizziamo nel nostro ufficio, nel nostro comune. Perciò vedremo i risultati, vedremo se è caso di riproporla anche ai prossimi interventi. Il 26 novembre prossimo ricorre la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri. Il vescovo di Fano Trasarti celebrerà una messa alle ore 18 nel Duomo di Fano. Parteciperanno l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo con il coro e con rappresentanti delle sezioni di Fano, Cagli, Saltara, Mondolfo, San Lorenzo in Campo, Pergola e Orciano di Pesaro. Alla cerimonia saranno presenti le autorità civili e militari di Fano e delle vallate del Metauro e del Cesano. È in corso in questi giorni, nella Sala Verdi, Coriandoli di Indifferenza, la rassegna cinematografica organizzata per il settimo anno dall'associazione Liberamente. La rassegna cinematografica di Liberamente è giunta quindi alla sua settima edizione. Ogni anno noi trattiamo un tema diverso e il tema di quest'anno è l'indifferenza, che abbiamo deciso di includere all'interno di una cornice un po' più ampia che è appunto Coriandoli. Coriandoli di indifferenza perché è il tema, il filo conduttore dell'intera rassegna e dell'intera scelta filmografica che ci accompagnerà per l'intero arco della settimana. Domani invece, giovedì 24 novembre, tratteremo il tema dell'indifferenza e la salute mentale. Venerdì invece, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, parleremo di indifferenza, identità negata, identità chiusa. Infine chiuderemo l'intera rassegna sabato mattina con una riflessione sul tema della recovery, quindi le nuove strategie della salute mentale. La rassegna avrà luogo presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano alle ore 21 e domani giovedì e venerdì alle ore 21 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano, e sabato mattina invece l'appuntamento è alle 10. Io sono Antonio Bellia, sono un regista del film documentario Il Santo Nero, che è stato proiettato stamattina al teatro di Fano, ed è una storia girata in un periodo di grande emergenza degli sbarchi dei clandestini, realizzato tra Agrigento e Lampedusa. E però il film non vuole narrare l'emergenza, appunto, nel periodo in cui è stato girato, ma voglio raccontare una storia
di vita quotidiana, una storia normale, una storia di più che di indifferenza da un lato, che l'hanno subita in realtà per anni, e adesso è una storia in realtà di integrazione, di perfetta integrazione, in cui grande valore viene dato all'umanità di queste persone. E adesso parliamo dello sciopero dei treni. Circoleranno regolarmente le frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale ferroviario indetto da alcune sigle sindacali autonome dalla mezzanotte fino alle ore 21 di venerdì 25 novembre. Saranno garantiti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito trenitalia.com nella sezione in caso di sciopero. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Domenica è stata inaugurata a Fano la 29esima edizione di un importante fieramercato, quella dedicata alla tradizione locale con i sapori e gli aromi d'autunno. Sapori ed aromi d'autunno è una delle manifestazioni autunnali più longeve del territorio. Nata 29 anni fa per aiutare una persona in difficoltà, ben presto è diventata la vetrina regionale più importante per tanti produttori marchigiani che fanno della tipicità e della tradizione un punto cardine della loro produzione. Sotto la struttura del Codma di Rosciano, domenica scorsa, taglio del nastro per la prima domenica della kermesse fanese. Oltre 100 espositori presenti con ogni genere merceologico, dai formaggi al miele, ai salumi di qualità, ai tartufi ed ogni altra specialità autunnale, che hanno dato alle migliaia di visitatori presenti uno spaccato delle tante biodiversità regionali. Una manifestazione che mette in eccellenza i prodotti di tutte le marche, perché una peculiarità di Sapori e Aromi d'Autunno è di mettere in vetrina soltanto i prodotti marchigiani ed è, credo, la manifestazione più importante che si svolge a livello regionale. È una vetrina, un'occasione per i produttori, un'occasione per i prodotti, per valorizzare una parte dell'economia marchigiana, una parte importante dell'economia marchigiana, che è quella del settore dell'agroalimentare, del settore dell'agricoltura. Una vetrina non solo per i produttori e le aziende agricole, ma anche per la città di Fano, che con queste manifestazioni mostra la sua identità rurale e contadina, fatta di buon cibo e di territorio legato alla solidarietà. Mi fa piacere che c'è stata anche un'attenzione importante a quello che è successo in questi ultimi periodi, la tragedia del terremoto. Non a caso sono presenti anche una delegazione di Arquata del Tronto con i loro prodotti, marchigiani anche loro ovviamente, la presenza del sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, tra l'altro nostro concittadino da 40 anni, per cui è giusto celebrare questo momento di festa, valorizzare i nostri prodotti di qualità, perché aiuta un comparto della nostra economia importante, però allo stesso tempo un abbraccio ideale a chi ha subito una tragedia come i nostri amici corregionali terremotati. La solidarietà è nel DNA della manifestazione e quest'anno, visti i disastri e le ferite inferte dal sisma alle popolazioni marchigiane, la scelta è stata quasi obbligata. Per cui, in collaborazione con il ristorante Montecuco della famiglia Roberti, si sono servite le lasagne per Arquata. Presente anche una delegazione di Arquata del Tronto e la sua Proloco, con i suoi famosi marroni tipici di questo periodo. Un segnale per gli amici di Arquata del Tronto e delle popolazioni terremotate, per le quali abbiamo realizzato delle iniziative benefiche per quanto riguarda raccolta fondi. Per loro saranno pochi, anche se sarà un granello nel mare delle macerie, però lo dovevamo fare anche perché Sapori e Aromi d'Autunno è nata, ha nel DNA la beneficenza, per cui era l'occasione, purtroppo è capitata questa occasione di organizzare qualcosa. L'abbiamo fatto tutti con entusiasmo, ma anche la popolazione, anche le associazioni presenti nell'ambito della manifestazione, che contribuiranno in qualsiasi maniera. Abbiamo visto tantissima disponibilità, per cui abbiamo pensato di realizzare lasagne e castagne cucinate dagli amici della Proloco di Arquata del Tronto, che sono ospiti qua, e le lasagne che saranno cucinate dal ristorante Montecuco. Il ricavato di tutto questo andrà a loro, a queste popolazioni.
Come sempre, la nostra redazione è a vostra disposizione. Per le vostre segnalazioni contattateci con fiducia. Noi ci salutiamo e vi ringraziamo per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci a domani.